Allora, questo è un bene confiscato a Pupetta Marisca, è stato donato al incomodato d'uso alla Gianni Maslo 2 anni fa. Questo è un laboratorio di sartoria sociale, è diventato un osservatorio sociale per le fasce deboli, perché la Gianni Maslo si occupa delle fasce deboli di Castel Volturno, oltre ad avere gli ambulatori medici e riduzione del danno, insomma, su tutto il territorio. Allora, la nostra attività è trasformare le stoffe africane in abiti in stile occidentale, per far capire che l'Africa presente sul territorio può essere un'economia fiorente, e si può, e poi la facciamo con delle ragazze africane, quindi cerchiamo di, la nostra cooperativa, ci sono 2 ragazze africane che sono anche 2 sarte, e cerchiamo di in cooperazione di creare una linea ogni anno sempre più, sempre tecnicamente migliore. Di sartoria sociale, come uno degli strumenti per recupero di ragazze, di donne che avevano alle spalle una storia di violenza e di sfruttamento. Oggi l'ambasciata di Maslo ha 40 soci volontari, 3 dipendenti, alcuni soggetti a contratto occasionale, assistiamo circa 60 famiglie circa. La casa nasce per dare accoglienza a ragazze vittime di tratta, di prostituzione, di sfruttamento, di schiavitù vere e proprie molto spesso, e con la sartoria, lavorando con le forbici che tagliano le catene, come abbiamo detto nello slogan dell'organizzazione, con la sartoria e con l'attività lavorativa promuovono se stesse, promuovono la propria personalità, ritrovano una propria dignità ed un proprio ruolo nella società. Sono anni, per la verità, che io ho provato a raccontare Castel Volturno, dove la cronaca nera era dominante. Castel Volturno è difficile perché geograficamente è difficile da controllare, essendo molto, molto grande. C'è una forte presenza degli immigrati, che spesso gli viene data la colpa dei problemi di Castel Volturno, ma la colpa dei problemi di Castel Volturno è data solo alla camorra, che ancora oggi è presente su questo territorio. Il mare di questa terra fondamentalmente è il mare, e lo è stato per molti anni, è la camorra, la criminalità organizzata, che qui ha distrutto il territorio, prima con un'attività di speculazione edilizia negli anni 60 e negli anni 70, che ha rovinato la Pineta e ha provocato quartieri degradati, senza alcune infrastrutture e senza servizi. Lo ha fatto, come dire, destrutturando un'economia locale e costruendo un'economia criminale che ha dato ricchezza a pochi e tanta povertà agli altri. Ha distrutto il territorio per il commercio dei rifiuti tossici. In questo territorio i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Sanità ci dicono che abbiamo i tassi più alti di mortalità per tumore. Io credo che innanzitutto gli arresti dei capi non hanno sicuramente scalfito la forza del clan, che continua a reclutare uomini, essendo tuttora dotato di ricchezze notevoli, soprattutto per un meccanismo imprenditoriale, economico, collaudato. Pupetta Marisca è stata per moltissimi anni alla ribalta delle cronache, della cronaca nera e della cronaca giudiziaria. Mi fa specie, ma fino a un certo punto, che qualcuno abbia tentato, riuscendoci, di trasformarla in un esempio positivo di donna dei tempi nostri. Pupetta Marisca non è e non sarà mai un esempio positivo. Diciamo che un po' con la strage, dopo la strage dei ragazzi ghanesi, ci sono state piccole sparatorie, però cose molto abbastanza contenute. Però purtroppo c'è la camorra spicciola, quella che dà più problemi e quella che non è controllata. Il primo male è sempre la camorra, perché tutte le attività criminali sono comunque coordinate o controllate dalla camorra, che su attività che non sono direttamente da essa gestite lucra una tangente, così come ha fatto sempre nel corso degli anni. Vabbè, questa era zona abitata in prevalenza da napoletani, proprio Baia Verde c'erano moltissime case di napoletani, della buona borghesia napoletana. Pupetta Marisca era una che poteva acquistare e ha acquistato. Abusivo, come tutto il litorale domiziano è abusivo. Tanti sogni di finto sviluppo legato al cemento e poi il crollo precipitoso verso la distruzione del patrimonio immobiliare, l'inquinamento, la camorra ovviamente.
È vero, un territorio povero, ma non solo dovuto agli immigrati. Questa è un po' la terra di nessuno, insomma, tutti quanti vengono qui, quelli che diciamo poi perdono il lavoro e quant'altro, quindi si creano questi ghetti, volendo anche riferito agli immigrati, insomma, Destra Volturno e Pesco Pagano è prettamente Africa. Se non cambia la gente non cambierà mai nulla. Il modello mafioso che veniva offerto dal clan dei Casalesi continua a essere un modello che viene percepito come vincente. Se non cambiamo questo, passeremo il resto dei nostri giorni a raccontare di Maxi Blitz al clan dei Casalesi.